Ciao a tutti! Oggi prepareremo le pizzette con parmigiano e salmone affumicato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono latte, lievito di birra fresco, zucchero, olio evo, farina di tipo 0, sale. Per condire, olio, parmigiano grattugiato e salmone affumicato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina l'olio e il sale e facciamo impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, posizioniamolo su un piano di lavoro infarinato. Estendiamolo con il mattarello. Con un coppapasta ritagliamo le pizzette. E posizioniamole su una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato tutte le pizzette, spennellare la superficie con dell'olio. Spolverizzare con il parmigiano. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti. Le focaccine sono cotte, lasciamole intiepidire, decorare con salmone e servire. Pizzette con parmigiano e salmone affumicato. Grazie e alla prossima ricetta!